Buongiorno amici e amiche, siamo questa mattina ospiti gentilmente accolti dal professore Giulio Tarro. Siamo qui non per fare chiarezza, non per dire per l'ennesima volta di cosa stiamo parlando, non stiamo parlando chiaramente di Covid-19, però lo vogliamo fare in una maniera diversa, in una maniera leggera, in una maniera medica e non scientifica. Seguite il servizio. Professore Tarro, io abbasso un attimino la mascherina, anche se non è corretto, ma lo devo fare perché mi impedisce a far passare il suono, la parola. La prima domanda, proprio molto semplice: che cos'è il Covid-19? Appartiene alla famiglia dei coronavirus che fino adesso, o meglio, fino a 20 anni fa, erano soltanto dei virus del raffreddore. Facevano parte insieme ad altre famiglie, tipo il rinovirus in particolare, ma anche i virus influenzali, parainfluenzali, gli adenovirus, però tutta una famiglia in cui ognuno ha la propria, per così dire, specialità. Nel caso specifico erano malattie da raffreddamento, che però purtroppo già nel 2002 si sono manifestati con un virus in grado di dare una sindrome respiratoria acuta grave. E questo, diciamo, è la famosa SARS dalla definizione anglosassone. Allora però fortunatamente è stato un episodio epidemico che è durato dal 2002 fino alla primavera del 2003, e là si è conclusa questa prima, diciamo, aspetto estremamente importante e severo del coronavirus, per poi ripresentarsi nel 2012 in Medio Oriente, in particolare in Saudi Arabia, attraverso un altro episodio ancora più grave, soprattutto per percentuale di mortalità, la cosiddetta sindrome respiratoria del Medio Oriente. Mentre nel primo caso si era sempre risaliti al pipistrello, poi tramite il cosiddetto zibetto come animale intermediario, nel caso specifico del Medio Oriente si è parlato sempre del pipistrello, però intermediario il dromedario. E questo è stato un secondo episodio abbastanza un po' a macchia di leopardo, ecco, non c'era stata l'epidemia a partire da Hong Kong che c'era stata in precedenza. Però c'era stato nel 2015 poi un'epidemia in Sud Corea dello stesso, diciamo, coronavirus. Questo coronavirus molto diffuso. Sì, agisce però, come dire, a macchie di leopardo, insomma, non c'era stato quell'episodio epidemico come il precedente. Adesso invece siamo di nuovo sotto questa egida del coronavirus, che si è presentato presumibilmente già in autunno in Cina, è stato comunicato ufficialmente l'ultimo giorno dell'anno 2019, poi praticamente dalla Cina è passato ovviamente ad altre nazioni e addirittura a una pandemia, quindi diciamo ha invaso tutti i continenti. Cosa dobbiamo dire? Che anche in questo caso ci abbiamo il coronavirus con intermediario, o in questo caso il pangolino. Ovviamente ci sono altre teorie che parlano anche di una possibilità di un virus da laboratorio, anche si è espresso in questi termini in particolare Montagnier, però c'è anche... Mi sta bruciando tutte le domande che le volevo fare. Lei è bellissima intervista, perché poi lei, da scienziato, da ricercatore, parla a quota libera, però noi dobbiamo far capire da casa che ci stanno persone anche meno esperte. Io le volevo dire, innanzitutto condivido tutto quello che ha detto, perché prima di venire da lei ho studiato un pochino. Coronavirus in un organismo sano è letale? Può essere letale o è un'influenza importante ma non letale? Soltanto nell'81%, diciamo, io parlo in particolare con i valori cinesi, che sono quelli che hanno finito l'epidemia, certo. E sono anche, diciamo, hanno pure brindato all'ultimo paziente. In particolare, 81%, una malattia mite, non severa, non grave, 81%. Una malattia mite? Sì. Soltanto nel 4,7% è una malattia, diciamo, critica. Poi c'è solamente, ovviamente, la malattia nell'intermediario, nell'altro 15% in sostanza. Certo. Vale a dire, se uno ha delle patologie già pregresse si complica sicuramente il quadro. Questo, le patologie
patologie pregresse, perché ci sono proprio delle percentuali: 14% malattie cardiocircolatorie, 7% diabete, 6% altre patologie, fegato, rene e anche ovviamente lo stesso polmone. Quindi, professore, io sembro un po', però lei mi sta dando delle conferme che io mi aspettavo di avere, glielo dico francamente. L'altra domanda che le volevo fare, io ho fatto una cosa proprio come farebbe mio zio, che c'ha 87 anni. Nel primo periodo settembrino cominciano le televisioni ad informarci che bisogna vaccinarsi perché sta arrivando l'influenza di stagione. Esplosione dell'influenza di stagione è novembre e finisce a maggio. Chi non si vaccina, o anche chi si vaccina, perché lo scorso anno il 28% di decessi sono stati 14.600 senza coronavirus, che poi era con il coronavirus, sono decedute persone anziane che avevano una patologia pregressa. Che diversità, che differenza c'è fra lo scorso anno e quest'anno? Io presumo che rispetto all'anno precedente, o meglio agli anni precedenti, una, diciamo, malattia influenzale annuale, stagionale, si svolge però nell'ambito praticamente di 6 mesi. Noi nel caso specifico ci siamo trovati di fronte a 2 aspetti particolari, uno politico e uno sanitario. Quello politico è quello preminente. Direi che se si sono tagliati dal 1997 al 2015, dimezzati addirittura tutti i posti per i pazienti acuti e quindi delle terapie intensive, si può comprendere a questo punto cosa può succedere se, anziché avere i 6 mesi, per così dire, inverno autunno, questo succede tutto, diciamo, in poche settimane. E quindi questo sicuramente è stato una delle cause. L'altro aspetto ovviamente è una causa di tipo sanitario, cioè l'approccio al paziente, soprattutto al paziente in condizioni precarie. E quindi io penso che qua bisogna appunto tenere in considerazione da una parte la polmonite interstiziale, ma dall'altro quello che poi è stato descritto, la possibilità di avere dei tromboemboli e quindi in particolare un aspetto a questo punto vascolare, e che poteva però essere in sostanza prevenuto o curato con le varine e il cortisone. Insomma, allora, ci sono determinati aspetti un po' diciamo che hanno colpito in questa epidemia, e sono proprio aspetti, ripeto, politici e sanitari. E perché dico questo? Politici l'abbiamo visto, noi abbiamo affrontato a cominciare a bloccare i voli con la Cina e la gente arrivava lo stesso da tutte le altre capitali con gli altri voli. Abbiamo cominciato praticamente a preoccuparci poi di blindare, per così dire, il nord dal sud, e poi eventualmente altre situazioni che hanno colpito non solo la libertà individuale, ma addirittura hanno provocato sicuramente una sindrome da panico, quindi continui stress, che a parte quelli che noi dobbiamo superare, abbassano lo stato immunologico e quindi aprono la porta non solo al coronavirus, ma anche ad altri problemi. E quindi io dico, c'è stato tutto un approccio molto molto particolare, che chiaramente a questo punto poi non si pensa quello che fortunatamente hanno già fatto ormai almeno da un mese a Mantova, lo fanno a Rappavia, lo fanno a Salerno, spero che lo facciano dappertutto, la famosa sieroterapia. Cioè, questa è una malattia che ovviamente provoca la produzione di anticorpi. Allora, gli anticorpi del guarito possono essere utilizzati nel caso, ovviamente, almeno in fase critica. Ecco quello. No, mi perdoni, l'eparina, perché si creano una serie di trombi all'interno dei polmoni e quindi si rischia quello non che... Non solo dei polmoni, ma anche di altri organi. Ecco, quella è la causa di morte, una causa... è una concausa, perché abbiamo spiegato bene che il coronavirus non è di per sé un virus letale, giusto? Infatti, come sono le percentuali della letalità, anche quelle riviste da Fauci per quanto riguarda i dati cinesi, sì, che lui ha pubblicato su un English Journal of Medicine, in particolare con l'esperienza cinese di quegli stessi, a 1099 pazienti provenienti da 552 ospedali,
praticamente la mortalità si abbassava all'1%. Quindi in sostanza questo è fondamentale da sapere, questi numeri, perché poi quando abbiamo avuto i numeri in Italia non si è capito più niente, perché non ci sono stati abbastanza tamponi e quindi non il problema della percentuale dei contagiati non era relativo a quello degli ammalati, ovviamente al numero delle morti. Insomma, c'è stata tutta una serie di situazioni che, per esempio, la Corea, che bene o male alle nostre stesse latitudini ha avuto un comportamento, si può dire, il tampone a go-go, ma sono stati seguiti in maniera smart a tutti, diciamo, i soggetti che potevano avere il virus, e quindi anche la temperatura tramite il telefonino, insomma tutta una serie di situazioni che la loro famosa curva gaussiana dell'epidemia è completamente diversa da quella nostra, no, da noi diciamo in maniera esponenziale crescente, da loro immediatamente hanno raggiunto il picco ed è cominciato a scendere, noi abbiamo dovuto, diciamo, faticare per avere il plateau, e solamente da aprile finalmente cominciamo eventualmente a avere. Io le volevo fare un'altra domanda dal mio punto di vista giornalistico importante, perché si sta ancora, lei in esordio ha parlato di limitazione della libertà individuale per certi aspetti, e si sta continuando su questa strada, che è una strada a mio avviso sbagliatissima, con questa app Immuno, che a mio avviso non ha nessuna efficacia scientifica o medica o clinica. Sarebbe opportuno invece ritornare al vecchio registro tumori e fare un registro corona? Secondo lei? Ma io dico, fondamentalmente esiste quello che fanno le altre nazioni. Noi siamo tanto stretti, per così dire, all'Europa, perché noi non seguiamo anche l'Europa in quello che stanno facendo loro. Hanno cominciato a andare a scuola, hanno cominciato ad avere tutte, diciamo, tutte le possibili manifestazioni che ci possono essere, e quindi c'è tutta una ripresa, ma però loro, diciamo, già sono in fase 2, ancora ci stiamo arrivando, e già era una fase 2, anche una fase 2 un pochino, diciamo, che cambia anche quella, addirittura non si poteva, di nuovo avevano bloccato le messe, e poi pare che finalmente li hanno successivamente di competenza fra la Chiesa e il governo, quindi... per cui ci sono tante, anche le scuole, la Danimarca sia a scuola, eventualmente gli inglesi, diciamo, come se possibile, diciamo, bloccare certe situazioni di famiglie dove padre e madre lavorano, i bambini cosa fanno, insomma è tutta una situazione molto, molto particolare, che io presumo appunto che il coronavirus ce l'avremmo a lungo, già prevedono il ritorno, ma ovviamente il coronavirus rappresenta un punto di riferimento e si può dire di permanenza per tante situazioni. Certo. Io le volevo dire un'altra cosa, una mia riflessione. Si è parlato in Inghilterra, Boris Johnson, che poi è stato anche lui vittima di questa patologia, di immunità di gregge, e là è andata maluccio. Però la Svezia, può darsi che influisca anche la questione climatologica, no? La Svezia non si è mai fermata, non ha mai chiuso le scuole, non ha chiuso gli stati, come pure una parte della Russia, non hanno mai fermato le loro attività, lasciando al buon senso dei cittadini le regole comportamentali. Dal suo punto di vista c'è un'attinenza scientifica con il clima? Perché si parla di caldo, invece il freddo non ha fatto registrare morti. Ma sembra che le latitudini abbiano la loro importanza proprio con questa epidemia da coronavirus, tant'è vero che per andare ad altre latitudini rispetto alla Svezia, per esempio, in Africa c'è molto, diciamo, poco, nel senso che ci sono dei focolai, però non riescono a diventare epidemici. Lo stesso appunto vale chiaramente per quel che riguarda, come lei ha detto, la Svezia, ma anche altre situazioni che riguardano la Russia, che non hanno fermato neanche il campionato di calcio. E quindi penso che c'è, diciamo, come dire, alla fine le accennava al mio di greggio, però io le dico che la ricetta israeliana è quella di
isolare gli anziani e lasciare circolare il virus tra i più giovani. Certo. Ora non è che l'Inghilterra avrebbe sbagliato, perché poi tutto sommato hanno continuato, diciamo, a seguire una certa tendenza di liberalizzazione. Ovviamente bisogna proteggere le persone anziane, bisogna proteggere soprattutto le persone che hanno altre patologie. E secondo, appunto, quando hanno fatto gli inglesi e quando è stato detto ufficialmente, protegge anche quelli che recentemente erano stati vaccinati per l'influenza. Il vaccino influenzale, prima di ritornare su quello che lei sta dicendo, che io condivido e penso che ogni medico dovrebbe avere un suo registro pazienti, e il medico di base dovrebbe avvisare queste persone che sono a rischio e non il governo bloccare un intero paese che poi ha distrutto anche tutto il sistema economico. Quindi un registro Covid come c'era il registro tumori sarebbe, a mio avviso, un fondamentale metodo di intervento. Le volevo dire un'altra cosa invece. Noi ci siamo trovati bombardati, ormai ogni minuto, ogni stadio pubblicitario, ogni telegiornale ci dicono quello che dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare, creando una sorta di ansia nei cittadini e anche di terrorismo mediatico, perché a me è capitato che una signora, e non sto scherzando, è capitato, io già l'ho raccontato anche dall'alto della mia bacheca, una signora, stavamo in fila, ha fatto un colpo di tosse, l'hanno guardata come se fosse un'appestata, quella poverina umiliata è andata via dalla fila e non ha fatto più la spesa. È un mezzo di contagio un colpo di tosse? Ma diciamo pure che tosse e starnuti si dice che sia ovviamente più facile, che chiaramente se una persona è contagiata, però la tosse è di tante altre malattie respiratorie, diciamo, a parte che può essere anche una tosse allergica, una tosse anche emotiva. Quindi... No, io sono, per esempio, io sono un soggetto allergico, a volte mi si chiude proprio, ho bisogno del mio spruzzino. Però voglio dire, siamo veramente arrivati alla ricerca delle streghe, dell'untore. Sì, e non abbiamo la peste, perché allora la gente non pensa diciamo le pestilenze manzoniane. Anche quella del 84. Per giunta, anche diciamo quando andiamo al 430 avanti Cristo, la peste di Atene, ebbene, che quasi era isolamento del paziente e la quarantena, punto e basta. Così, non isolare tutto così il mondo, è, così è, diciamo, è l'atteggiamento nei riguardi di tutte le epidemie. Ma questa è la storia della medicina. Il problema è che quando i politici giocano a fare i medici, già non sapendo fare bene i politici, fanno male anche i medici e fanno male anche alle popolazioni. Professore, io la ringrazio, le abbiamo rubato poco tempo, lei è stato gentilissimo ad accoglierci. La ringrazio, spero di incontrarla ancora e di dare un po' di buone notizie alla fine di tutto questo. Allora, anche io ringrazio, faccio gli auguri per la fine dell'epidemia, ma fino a solo. Ci stanno già facendo mettere paura, dicendo che state attenti che in autunno ritornerà. E torna ogni autunno da sempre l'influenza. Anche l'influenza, sì, ma vogliamo dire che però troverà finalmente la popolazione con gli anticorpi e quindi non si troverà a suo agio e quindi farà una brutta fine. Io non l'ho voluta provocare sui vaccini, lei sa che io sono un Novax convinto, quindi questi vaccini, possiamo dirlo, che non sono veramente determinanti per immunizzare i cittadini. No, voglio solo dire che nel caso specifico del coronavirus un vaccino non c'è, deve essere prodotto, deve essere ovviamente ritenuto sicuro e poi distribuito. Secondo l'Agenzia Mondiale della Sanità se ne andranno 18 mesi. Quindi altra domanda, noi abbiamo avuto modo di capire e di scoprire con piacere che anche l'ossigeno ozonoterapia sta dando dei risultati straordinari alla lotta contro il coronavirus. Hai detto una cosa importante, perché addirittura la nostra società in particolare che si occupa di questo approccio, in particolare l'ozonoterapia, ha interessato l'ambasciata cinese, che ha trasferito subito la conoscenza in Cina durante l'epidemia, e quindi questo è stato anche utilizzato. Per loro è stata una grossa soddisfazione, perché ovviamente
in Italia l'aveva per primo, per così dire, suggerito, e questa è un'altra possibilità, chiaramente, di intervenire con un mezzo, diciamo pure, sicuramente senza effetti collaterali, che può fare solo del bene, soprattutto appunto se come sostanza antiossidante deriva dal virus.